bella la nostra terra, che un tempo si chiamava Italia, e uscì sconfitta dalla guerra. Hanno scambiato le nostre radici con un futuro di scarpe strette, e mi ricordo faceva freddo l'inverno del 47, e per le strade un canto di morte come di mille martelli impazziti, le nostre vite imballate alla meglio, i nostri cuori ammutoliti. Siamo saliti sulla nave bianca come l'inizio di un'avventura, con una goccia di speranza, dicevi non aver paura. Preside, allora al momento pubblico segue un momento di approfondimento interno dell'istituto, un rimarchevole esempio di approfondimento di un argomento importante. Sì, le nostre classi, alcune sono state ieri in comune per la cerimonia che il comune ha organizzato, però in aggiunta a questo abbiamo voluto dedicare un momento di istituto su questo tema, proprio perché ci sembra una pagina così poco conosciuta che merita di essere meglio conosciuta. Ecco, gli studenti adesso sono nella palena, nell'anfiteatro, e stanno approfondendo l'argomento, dopodiché saranno qui per insomma testimoniare con la loro insomma freschezza anche questo momento. Sì, appunto, mentre per la vicenda dell'Olocausto una conoscenza almeno superficiale è abbastanza diffusa anche tra i ragazzi più piccoli delle nostre classi iniziali, non così forse è per le vicende delle foibe, dell'esodo istriano. E quindi era necessario che ci fosse una informazione, vuol dire, di base, di carattere storico, che stanno facendo adesso in assemblea in Aula Magna. Poi usciranno sul piazzale e alcuni ragazzi hanno elaborato una spettacolarizzazione particolarmente efficace, che può anche avere un carattere empatico, emotivo, utile ai nostri giovani. Una ferita perenne mi lacera ogni giorno. Non c'è di che non riaffiori nella mente una catena di ricordi atroci. Volti, occhi terrorizzati, suoni di mitragliatrici, di fucili, grida, donne, uomini, vecchi, bambini, sacerdoti, fughe, ordini, sequestri, filo spinato, torture, racconti, foibe, morte. Villa Servi, Villa Pucci, Villa Orizzonte. La storia è una storia larga e ogni restrizione della storia è una violenza contro la storia.